Opez, buongiorno Massimo. Buongiorno carissimo. Come stai? Insomma, stiamo parlando della tua amica Anna Marchesini e io innanzitutto vorrei chiederti qual era il suo ruolo proprio tecnicamente nelle dinamiche del trio e anche, non tanto tecnicamente, qual era l'equilibrio tra i vostri tre caratteri. L'equilibrio che c'è stato era un equilibrio, noi abbiamo sempre detto di noi tre di avere un rapporto magico, un'alchimia tra di noi. Siamo stati scientifici nella scrittura delle cose che abbiamo fatto, le abbiamo scritte sempre impegnandoci tantissimo, ma ore, ore, giornate intere. Io scherzando racconto che a casa mia il divano ha ancora le forme di noi tre, perché stavamo dalla mattina alla sera per preparare sketch televisivi, che uno dice, ma voi eravate, ma non eravate così anche all'impronta, così? L'impronta veniva a casa, nel senso che noi inventavamo le cose di getto, però la maniacalità che avevamo e che Anna ci ha insegnato ad avere, perché lei ha avuto sempre questa maniacalità, con l'accezione positiva insomma del termine, maniacalità nel senso che non si accontentava di una soluzione che potesse farci ridere a noi tre, perché eravamo molto severi con noi stessi e dicevamo, ma questa cosa funziona, sì, dai, sì, funziona, falla così, che così va bene, bella questa cosa che stai inventando, potresti aggiungerci questa. Si diceva, questo potrebbe, ecco, con questo elemento in più può andare ancora meglio, e subentrava Tullio e diceva, no, ma forse mettiamoci quest'altra cosa, e Anna diceva, ma forse potremmo cancellare tutto e rifarla in quest'altro modo addirittura, quindi al massacro. Beh, l'improvvisazione scientificizzata è la migliore, devo dire. Esattamente. No? Dunque, voi, diciamo, per usare un linguaggio sportivo, dopo esservi ritirati imbattuti, cioè vincitori su tutti, tornate in televisione in un programma che si chiama Non esiste più la mezza stagione, nel 2008, 25 anni diciamo dalla partenza. Dalla nascita, sì. Lì, come dire, Anna aveva già i primi segnali. Ecco, cosa ricordi di quello spettacolo? Cioè, c'era ancora tutto? Un grandissimo affetto, perché questo affetto non è mai venuto a mancare, perché noi abbiamo continuato a essere trio e a sentirci anche durante il periodo in cui non eravamo in pubblico. Certo. Quella trasmissione è nata con l'intento di ritrovarci realmente, certo, di trovare noi, di far conoscere noi stessi alle generazioni successive. E poi c'era anche l'intento di continuare con un progetto che avevamo in mente, certo, e noi volevamo fare l'Odissea. Ti già sto sorridendo perché me la immagino un po' una foto. Sì, beh, c'era il cane Argo, per esempio ero io potevo essere anche Penelope, poi c'era vabbè, ma insomma ce n'erano talmente tanti, certo, soltanto che poi non si è riuscito a fare questo per vari motivi, non ultimi anche i motivi, certo, dei tempi moderni che non permettono spese, insomma, investimenti così grossi. Certo, senti, in una società come quella come la nostra, e soprattutto nel mondo dello spettacolo come quello che conosciamo, è raro imbattersi in una donna come Anna che a un certo punto si incontra il dolore e incontra, ahimè, questa parabola di cui sappiamo l'epilogo, e in qualche modo riesce a comunicare un messaggio importantissimo a tutti, cioè la sua forza d'animo, il suo sorriso che non è solo sdrammatizzare ma è anche cominciare a guardare in faccia il proprio percorso. E voi parlavate di questo, cioè di come questo la condizionasse ma la rendesse anche come dire, una donna ancora più grande. Noi ne parlavamo, però poi ne parlava in termini quasi ironici. Se io dovessi pubblicare i messaggi WhatsApp che ci scrivevamo tutti i giorni fino al mese prima che lei venisse a mancare, viene fuori una cosa esilarante, cioè si continuava a ridere nonostante la sua patologia, che lei stessa riusciva a prendere in giro, dando a noi un esempio di straordinaria forza. Massimo, ti ringrazio infinitamente perché ci hai dato veramente un quadro bellissimo del quale avevamo bisogno. Grazie Massimo. Grazie, grazie a voi, grazie a te.
ci commuoviamo. La signora è stata benissimo.